Il paradiso delle signore. Mercoledì 3 febbraio 2021. Clelia è nel panico e si sente sempre più sotto pressione. Tutti le dicono che perderà tutta la sua reputazione e tutto ciò che conta nella sua vita. La capocommessa, allora, prende una decisione drastica e decide di fuggire, all'insaputa di tutti, per salvare anche Luciano, dalle possibili conseguenze legali dell'accaduto. Vittorio ascolta l'idea di Beatrice e sistema all'interno del paradiso la panchina dell'amore. Si tratta di una panchina in cui, il giorno di San Valentino, tutte le coppie potranno sedersi e farsi fotografare. L'iniziativa sembra essere molto promettente ed apprezzata dai clienti. Clelia riferisce a Silvia ed Ernesta la sua decisione di darsi alla fuga. E le due donne sono ovviamente molto soddisfatte. Entrambe, quindi, collaborano per organizzare questa partenza. Le Veneri si accorgono subito del malumore della Calligaris, ma lo attribuiscono agli insulti e alle prese in giro che Carletto sta subendo. Per tirare sull'umore della mamma e del bambino, comprano qualcosa per il piccolo, sperando di migliorare la situazione. Agnese vuole fare un regalo a Gabriella per il suo matrimonio. Ma Salvatore si oppone duramente. La Rossi, intanto, è consapevole che il matrimonio sia sempre più vicino, ma si lascia andare alle ansie.